Vabbè, cominciamo. Ehi, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution Saga di Yu-Gi-Oh! Brains. Io resto sempre dell'idea che avevo l'altra volta, ovvero non evocare i Link. Vediamo se anche oggi è così. Il gore in guerra. Il gore? 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 Boh. Perché se è vero che ho letto di nuovo la storia di Yu-Gi-Oh! Brains, è anche vero che non mi ricordo niente. Ogni volta devo rileggermela. Ah, ma sono con Varys! Allora forse si può vincere anche con il deck di Varys. Una forza riflessa, cos'è? L'hanno sbannata per Brains? Ovvia... No, non la metto coperta. Metto pescata petardo coperta. Ma anche fulmine Boltex coperta. Facciamo un po' di bait ed evoco... In attacco, Drago Magnum Missile, o Magnum Missile, vabbè, è più bello Magnum Missile perché no, è inglese. Magnum Missile, Magnum Missile. Allora, Fulmine Boltex magari potrebbe... No, non baito niente. Ah, tre carte coperte, solo? Non attivo pescata petardo, dovrei distruggermi il povero Drago Missile. Ecco, Drago Anestemizzile sarebbe interessante. No, lo metto coperto qua in difesa. Ha una bellissima difesa per essere un mostro con con una sola stella. Attacco. No, ok. Ah, ok. Frattura Raigeki. Allora metto a catena l'effetto di pescata petardo. Mi distruggo il Drago Missile, che tanto verrà distrutto. E mi pesco due carte. Così, no? Buonissima. A posto. Ho fatto bene. Ho fatto bene a attivare l'effetto anche ora. È stata una giocata fatta bene, insomma. Per una volta gioco anch'io bene. Drago Metal Missile in attacco, dai. Questa qui è sempre per baitare l'avversario, ovviamente. Forza riflessa. Oddio. Alla fin fine. Goki. E volta faccia. A cacchio. Questo sarebbe stato interessante distruggerlo subito, però non l'ho fatto. Però Fulmine Boltex. Stiamoci calmi. Attivo l'effetto di Drago Metal Missile, certo. Ci prendiamo Drago Auto Missile. Oddio. Sì, per forza ormai l'ho scelto. Vabbè, dai. Va bene. Buono, ci sta. Allora, lui ha altre due carte coperte che potrebbero essere... interessanti da attivare, così almeno ce le leviamo di torno. Accensione settore di avvio grazie a terraformare. E la attiviamo subito, ovviamente. Non posso lasciarmela scappare. E attivo anche il fulmine Boltex. Il fulmine Boltex scarto Drago Automizile. E procedo con l'attaccare. Vediamo un po' se ha altro coperto. Richiamo del Possed. No, combattimento ripetuto, te ne vai a quel paese allora e ti metto forza riflessa coperta, avanti. E questa coperta qui in difesa. Ti prego ora attaccami, voglio che mi attacchi con tutte le tue forze. Evoca altri quattro mostri e attaccami, ti prego. Sì. Tutto qui. Ma che seccatura. No. No. Mi faccio prendere un po' di danno. Wow! Non mi aspettavo quell'attacco. Non mi aspettavo che facesse sta cosa. So cacchi. Però torna normale ora. Posiziono pescata petardo. Metto questo qui in difesa. E termino il turno. Vai. Fammi vedere cos'altro sai fare. Ora l'attivo. Bene. Attivo forza riflessa. Beccate questa. Non metto nient'altro in catena, tranquillo. Dai, su. Una mossa, per favore. Quanto sei lento. Oh. No, stai buono. Allora.
Qua, girati. Se quella carta coperta che è ancora lì è qualcosa di tremendo, io mi sparo in un ginocchio. Ti prego, incrocio tutte le dita che ho. Ok. Non dovrebbe avere nulla allora, in teoria. A volte attivano con altri attacchi, quando ricevono attacchi di mostri strani. Ok, è vinta. Vinta, vinta, così vinta. E le cose sono due. O mi è andata di culo, che ho pescato le carte giuste, o è il Gore che c'ha il deck che è una pippa. Anche se l'ultima carta che ha giocato, la piovra, dov'è? Qua non c'è la piovra. Sì, però non è questa. Era forte. Quella poteva cambiare le sorti del duello se non avessi avuto forza riflessa in mano. Avrei potuto distruggerla dopo. Certo, solo 1.000 serie attacco. Un link per il futuro, eccomi, un link per il futuro. Non come presidente, farei schifo come presidente. Beh, come presidente della casata. Però no. Abbiamo playmaker, quindi andiamo proprio a caso, dai, come è giusto che sia. Infatti ho perso già. Se perdi a Morra Cinese, però vinci la sfida. In genere io quando perdo a Morra Cinese, nel 50% dei casi, che non è poco, vinco il duello. Quindi, prima ho perso la sfida a Morra Cinese e ho vinto il duello, quindi questa volta devo perderlo. 50% dei casi. Gioco barriera triplo colpo, che non è proprio granché, e attivo Sai Netto Universo, cioè non è granché. Boh, non lo so. Ah, metto pixelatore coperto e termino il turno. Ho già due segretarie di backup in mano, posso giocarne una per turno, però. Ok, Varys, attaccami pure. Ti è andata male. Allora, io ho detto che non avrei evocato Link, però. Purtroppo mi tocca. Ma sì, in attacco, tranquilla. Stai tranquillissima. Ora attiviamo un altro pixelatore qui. Sperando di poter fare un'evocazione Link fatta bene. Decodificatore mi piacerebbe. Anche se Exenco. Oddio, chi è questo mo? Ma vai, potencodificatore. Ma bellissima. Ok, chi è che punta? Vediamo un po'. Oh, cavolo, punta un. È strano, in basso. In basso più all'angolo, va bene. Attiamo l'effetto di pixelatore. Torna in campo, in difesa ovviamente. E vorrei anche attivare l'effetto. E disattivo l'effetto del dragomizile, che così almeno non può usarlo dal cimitero. Ah, certo, ha l'effetto del dragomizile. Certo. Va bene. Attacchiamo. Ah, metal mizile! Vabbè, io sono deficiente. Non ci posso fare niente. Comunque, è andata bene. Non può evocare quindi. Non ha mostri per evocare Link. Buono. Stregone Cyberso. Oddio, ti amo, Stregone Cyberso. Che bello. E segretaria di backup qui. In attacco, magari dopo ci perdo un po' di punti. Attacchiamo. Allora. Attacco questa qui. E con questo attacco questa. Perfetto. Oddio, potevo anche attaccarla con segretaria, a saperlo. Oh no, 1.400. Posso attivare l'effetto? No. Oddio. Dragon Balls. Oh cacchio, oh cacchio. Dovevo evocare Link, vero? Oddio, avevo due mostri però con lui dopo. Andava malino. Se ora lui evoca Battle Phase così tranquillamente. Non metto. Oh, non mette in difesa questo? Lo fa, lo fa, lo fa. Lo fa. Bello. Bello il drago di triangolo, bello. Quanto. 2004, drago tripla esplosione. Questo ha 3.000 di attacco, dai. Lo scommetto. Però in end phase. Vai in end phase.
Gioco ricodificato vivo coperta. Quindi i mostri non sta puntando. Quelli colincati sono quelli che io uso. Giusto? Facciamo la prova. Tanto devo ancora imparare, non imparerò mai. Allora, i mostri colincati sono quelli che ho usato. Esatto? No, dovevo metterlo qui invece. Ok, attivo l'effetto di ricodificato vivo. Viene bandito e mi prendo. È incodificato. No, decodificatore. Buona fortuna ora, buona fortuna. Drago bomba topologica. Sì, attivo l'effetto di Drago Firewall. Una. Oh, come me la godo! Come me la godo! Ho detto che non giocavo più Link. Ti ho mentito. Mo ne avevo altri 14, su, dai. Evochiamo Rum Clouder. Allora, mi dice che posso offrire un mostro come tributo e non mi dice tranne Rum Clouder, quindi sacrifico Rum Clouder per poter evocare dal mio cimitero un mostro normale. Stregone, sei perso. Pensavo un mostro qualsiasi, invece ho sbagliato. Vabbè, c'avevo Stregone, sei perso, mi è andata bene. Pensavo un mostro qualsiasi. Un mostro, sei perso. Scusami. Questo non è un mostro, sei perso? Sei perso? Eccolo qui, c'è nel nome. Attacchiamo. Attacchiamo e via. Perfetto, buono, molto buono, molto buono. Oddio, se lo puntavo qui però. Vedi, così non si risolve mai. C'è sempre uno che richiama un altro dall'effetto. È una secco. Oh, cacchiarola. Rifà quello da 3000? Dimmi di no, ti prego. Un altro di quelli no, per favore. O prepara la difesa. No. Chiama quello da 3000. Un altro poi. Ce ne aveva altri due. Cioè, è un altro diverso da quello di prima. Ma sì, certo. Pure. Certo che attivo l'effetto della carta. Certo che attivo l'effetto. Toh. Ricodificato vivo. Ponte codificatore. Qua. Tanto era uguale. Sì, attivo l'effetto della carta. Che mi raddoppia l'attacco. Sacrifico questa. È andata. Barriera triplo colpo prima non ce l'ho fatta ad attivarla. Anche perché, insomma. Avendo barriera triplo colpo coperta, se lui gioca un'altra carta posso attivarla. Dai, gioca un'altra carta. Perfetto, perfetto, perfetto. Vai, attivo barriera triplo colpo. Allora, i mostri non possono essere distrutti. Non subisco danno. Tu guadagni lo stesso a montare. No, opzione 1. I miei mostri non possono essere distrutti in battaglia. Però ricevo danno da combattimento comunque. Vabbè. Ma che cacchio. Mannaggia la miseria. Evoco qua un segno sicurezza. Vabbè, con così ho perso. Il problema è che durante l'editing mi accorgo degli sbagli che faccio e mi sono accorto che Poten Codificatore poteva annullare l'effetto del mostro avversario, cosa che farò poi nel duello successivo, sempre contro Varys perché ormai questo è perso, e potevo poi usare l'effetto secondario per sacrificare il segnamostro Pascodice, aumentarmi l'attacco e sconfiggere quindi il suo mostro. Purtroppo durante i duelli ho distrazioni continue, non so per quale ragione. Devo essere più concentrato. Era puntato. Boh, vediamo un po'. Vediamo un po'.
Dovrei fare 4.600. Vediamo. Attivo. E sacrifico questa. No, sempre 2006. Però riprende danno, vedi? Ok, quindi... mi attacca di nuovo. 10 duelli persi. Contro Varys. Ed è solo il secondo duello. Io mi chiedo come abbia fatto nell'anime a vincere contro il deck di Varys. Cioè, non è che stiamo parlando di del deck di Frate Pasticcio, no? Deck di Varys che può evocare qualsiasi mostro in qualsiasi momento. Non so se ci siamo capiti. Comunque sì, mo facciamo una cosa molto bella. Evoco Rom Claudia. E anche segretaria grazie al suo effetto speciale. In difesa, in attacco, come ti pare. Poi, giochiamoci. Che mettiamo? Potenza codificatore. 1, 2, 3 e via. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di normale. Se riusciamo a vincere. Non se riusciamo a fare qualcosa di normale. Qua, poi ti metto, siccome sono bravo, ricodificato vivo. E anche Signet Backdoor coperta. Toh. Prego. Vai. Tocca a te. Io non ho più voglia, sinceramente. È finita. Attiva il generatore di particelle ed è finita. Coperto. Sei pazzo? Ah, tanto sei un mostro con 2000 di difesa. Anche quelli da 2002 c'ha. Figuratevi. Attacco. Ah, sicuramente forza riflessa. No? Non ce l'ha? Eccola lì, ho detto che c'era 2002 di difesa, eccolo lì, visto, fatto. Ah, se la distrugge, grazie che la distruggi, mi fa un grande piacere veramente. Vabbè, abbiamo capito. Ah, ridaglie. Ah, però, mi prendo 300 di attacco e te la distruggo con molto piacere. La cosa buona è che accade un combattimento ripetuto ora, vero? Sì. Per fortuna. Vabbè, questo qua comunque distrutto. Oh. Oh, campo libero, che bello. Oddio santissimo, che basta. Basta, basta. Quanti ce n'hai? Ogni mostro gli permette di evocarne un altro. Basta. Basta, non ne posso più. Posso offrire un mostro puntato da questa carta. Vieni in campo, vieni a giocare. Ora ti attacco. Eccolo qui. Oh. Oh, che dolore. Che dolore di pancia. Santo cielo. No, che fa ora? Cosa fai? Ok. Oh, Crispio. Bene, ho fatto una pausa così posso tornare ad incazzarmi ancora di più. Dunque, mostro resuscitato. Attenzione a mostro resuscitato. Perché potrebbe essere importante. Scelgo Rom Claudia, non ho niente di meglio da fare, sinceramente.
Ma mettiamola un po' qua in difesa. Ah, cazzo, è vero. Merda, è vero. Però si attiva l'effetto di Rom Clodia. No, cazzo, mi ero proprio dimenticato che quello lì c'aveva l'effetto maledetto. Mi conviene questa. Per forza, che serve se no? In attacco, vai, tanto. Evoco segretaria di backup in difesa e... Chi posso evocare? Boh, non so che fare. Bravo. Complimenti. Silent Backdoor per salvare il cyber qua. Più il 2003. Aspetta. Sì. No, questa. No, non questa. Ma sì, questa attivo. Perché gli ho annullato l'effetto a questo coso. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta ad annullare l'effetto. Può attaccare direttamente l'avversario. Ok. Dio delle città! Attivo l'effetto di ricodificato vivo. Non mi freghi stavolta, amico mio, no? Potere incodificatore torna. E torna, qui torna. Ok. Ma no! Ma sei un pezzettino allora! Ma siamo scemi! Mi hai fatto sbagliare! Col senno di poi avevo anche la freccia equipaggiata che mi salvava, ma comunque. Allora, evocazione speciale, qua, qui. Oh, allora, vediamo un po' se lui mi attacca posso attivare l'effetto. No, se mi attacca mi sa di no. Vero? Sì, attivo l'effetto, attivo. Sacrifico lui e te la prendi in saccoccia praticamente. Perché il mio attacco era il doppio. Ah, ok. Ok, vai. Ok, per non prendere proprio troppi danni, ho capito. Bravo, bravo. Oh, sa. No, 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 no. 2004, ok. Ok, posso ancora salvarla se pesco un mostro. O se pesco. Per sicurezza attivo l'effetto e si arrangia. Vai. Non può farlo se non durante il damage step per effetti di carte, magia trappola e quant'altro. Però per sicurezza lo faccio lo stesso. Non si sa mai con sto deck. Questo Varys ha un deck sgravato pazzo. Sgravato da far schifo. Puoi evocare un mostro. Ora se ce n'è in mano un altro. No, perfetto, perfetto, amici. Dai, dai. Perché mi sono difeso. Perché ho la carta che mi difende. Non posso essere distrutto almeno una volta per turno. Oddio, 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 oddio. Oddio, 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 oddio. No, 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 tu non puoi. Attenzione. Mando Synet Mining al cimitero e... Attivando Synet Mining e mi pesco una carta. Stregone Cyberso. E ce lo evochiamo in attacco. Così facciamo. Una. Dovevo disattivare l'effetto, non l'ho fatto, sono scemo. E due. No, sei buono. Dovevo usare l'effetto, non l'ho fatto. Ora si torna in campo. Un altro automizzile. Mannaggia la Peppa! Metto ricodificato vivo coperta. E vado in attacco.
No, vabbè, dai, non può essere, però. Che cavolo. Grazie. Oh, grazie, finalmente ce l'ho fatta. Oh, 11 duelli ci sono voluti, ma finalmente ce l'ho fatta. E con il deck della storia. Cosa che sembrava infattibile. Nel Brains, 11 su 28. Sono 28 i duelli, quindi che devo fare? Per levarmi ritorno sto schifo di deck? Ma non era meglio se Yu-Gi-Oh! Si fermava ad Arc V? Perché c'è questo gioco con Arc V, però no. Io devo fare le cose fatte bene, quindi devo giocare anche la versione con i Link, certo. Ad ogni modo, è fatta. Ce l'ho fatta a fare due duelli. Ci ho messo un'ora e mezza. Ma sembrava di più. Comunque, io vi ringrazio per aver seguito questo abominio anche oggi. Ogni duello di Yu-Gi-Oh! Ogni episodio è un abominio perché faccio sempre più schifo. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!